Allora, abbiamo con noi anche mister Giacinto De Santis, una vittoria importante che permette di ripartire in classifica dopo l'inopinata quasi sconfitta di Ancona, ma una partita più difficile di quanto si poteva prevedere. Cos'è che ha funzionato e cos'è che ha funzionato magari meno nella tua squadra stasera? No, noi abbiamo previsto una partita del genere, non lo dico solo perché si è verificata, ma sapevamo che era una partita durissima, sia per la qualità del Benevento, dei ragazzi del Benevento, e sia per come stavamo noi, da come venivamo dalla partita di Ancona, e soprattutto anche perché mancava il nostro punto di riferimento, che è il capitano. Quindi diciamo era un po' un punto interrogativo, e conoscevamo tutte le difficoltà della partita. Ci siamo preparati bene, ci siamo preparati con la testa su ogni dettaglio, solo che all'inizio della partita i ragazzi sono scesi in campo un po' contratti e un po' timorosi. Sta di fatto che abbiamo preso un break all'inizio partita per il Benevento, e poi ci siamo un po' ricompattati, abbiamo iniziato a giocare in un certo modo e siamo andati avanti, anche se poi abbiamo commesso troppi errori stupidi, dico stupidi perché i ragazzi di solito non fanno questo tipo di errori, e non ci ha permesso di chiudere la partita prima. Sta di fatto che è venuta la vittoria, siamo contenti di questo e dobbiamo lavorare più che altro, ecco, per avere una tenuta mentale più duratura nell'arco della partita. Certo, dopo questi 3 punti, siamo a 3 vittorie e una sconfitta dopo 4 giornate, come vedi il cammino della tua squadra in questo girone C? È il cammino della nostra squadra, noi siamo una squadra con dei ragazzi validi, quindi anche senza lo straniero, senza Vuk, adesso con Vuk eravamo una squadra che poteva far bene, potesse far bene. Adesso a maggior ragione, veniamo da, anche con tutta la sconfitta di Ancona, veniamo da un buon periodo, stiamo giochicchiando benino, stiamo salendo di condizione, e anche si è visto adesso negli ultimi 15 minuti correvamo abbastanza bene, coprivamo tutti gli spazi, e questo ci fa ben sperare per il futuro. Sì, un'ultima annotazione per un giovanissimo che ha debuttato negli ultimi 28 secondi e ha segnato anche la sua prima rete in Serie A, Daniele Muffini. Sì, Daniele si sta allenando bene, si sta allenando con noi da agosto, c'è stata l'opportunità di buttarlo dentro, lui l'ha colta al volo, ha fatto un bel gol, ma al di là del gol è la dedizione agli allenamenti che è importante. È stato premiato, se l'è meritata più che altro, e quindi gli faccio un in bocca al lupo per il futuro. E dicevamo anche con il capitano Stefano Di Manno nel commento della partita che tra 10 anni, quando magari lui forse deciderà di smettere, il ruolo è comunque coperto, visto anche la bella prestazione di Onorato Pestillo. Sì, Onorato è un altro ragazzo che sta facendo benissimo, quindi non siamo preoccupati dal punto di vista né qualitativo né quantitativo dei ragazzi, perché i ragazzi ci sono giovani, importanti, stanno facendo bene. Nella nostra squadra ci sono sempre 2-3 95 puntualmente in campo che fanno bene, quindi siamo contenti di questo. Ecco, casomai chiedo loro sempre più maggiore attenzione durante gli allenamenti, e che aiutano anche gli altri, i più piccoli e i più grandi, ad allenarsi con più determinazione. Certo, e dalla Fondi dei giovani, dalla Fondi che cresce, nonostante magari qualche mezzo passo falso di tanto in tanto, una squadra che comunque è e resterà una delle protagoniste del girone C. Noi vi diamo appuntamento al prossimo incontro casalingo tra 15 giorni, quando a scendere sul parquet del Palazzetto dello Sport di Fondi sarà la Lazio, quindi per un derby regionale che noi seguiremo con la solita passione e staremo a seguire quello che di buono i ragazzi rossoblu ci daranno. Un grazie a mister Giacinto De Santis, con i complimenti da parte nostra per la vittoria. Grazie.